Allora, qualche minuto ancora di attenzione, ma la cucina senza Dina si è bruciata ogni cosa, si è dovuto ricucinare tutto da capo, Dina. Senza la nostra capocuoca qui non siamo andati. Si aspetta che di essere tutti, perché una festa bisogna farla quando siamo tutti completo. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. Tutti, perché questa è una sorpresa, me l'aspettavo, Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie mille. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Allora si comincia, ora arrivano gli antipasti, buon appetito a tutti e tanti auguri a... Ho preso la chitarra e suono per te il tempo di imparare, non lo è, non so suonare,
ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Cin cin alla nostra cuoca, alla nostra Dina, un appuntamento importante. Tanti auguri a tutti. A Dina. Cento di questi giorni? Ringraziandovi tutti di essere qui, ringraziando Dina di tutto quello che ha sempre fatto, ringraziandola per la sua semplicità, per la sua umiltà, ringraziandola per la sua grande passione che mette e attaccamento che mette per questa associazione. Non è secondo a nessuno il sentimento che lei prova per questa associazione, assolutamente secondo a nessuno. Quindi io ti volevo dare un regalino che non ripaga mai, non ripagherà mai il tuo valore, l'impegno che metti per questa associazione. Questo è per te da parte di tutti, e fra l'altro c'è anche qualcuno che oggi non è potuto venire, ma che fa, fra cui Luigi, Antonella, Erzilia, Anna Maria Giovannoni, poi chi c'era, qualcun altro che non è potuto venire, Bruno, ecco Bruno, perché lui non poteva mangiare, il nostro Brunino, se no ci sarebbe stato. Con il cuore lui è sicuramente qui vicino a te, però lui, lo sai, è uscito ora e non si deve tenere a dieta, non è troppo. Perché è un pensiero troppo grande. Grazie. Allora, la mia soddisfazione è quello, insieme a tutti i tuoi parenti, essere riuscito a farti questa sorpresa, perché non ci avrei scommesso che tu non fossi arrivata mai qui davanti al centro mentre non si cucinava. E sicché stamani, quando sei arrivata,
che ho visto quelle due lacrimucce uscire, mi ha fatto, da una parte è stata un po' una cattiveria vederti piangere, però è stata una grande soddisfazione. Spero che di essere stati all'altezza del tuo merito. Poi devo dire che qui c'è un cuoco, ex cuoco, ma che se è, ora fa l'avvocato, ma insomma è come quando si va in bicicletta, non si impara mai, no? Quando si è imparato, e lui cuoco comunque sia, l'ha imparato, rimane, no? Quindi ha detto questo per, ha detto che per le cuoche, ha detto che così si è mangiato meglio che al ristorante, quindi vorrei fare complimenti alle cuoche. Questi sono tutti i nostri partecipanti. E a questo punto io direi di far entrare la torta. Attento Piero, spostati perché qui c'è da...